Bene, grande appuntamento della Final Four qui al Palakilgur. Ci troviamo in compagnia, naturalmente, di due protagonisti probabili di quanto riguarda questa prossima sfida della Final Four. Due, tra l'altro due neopromosse per quanto riguarda la... il, secondo no, il secondo anno ecco ci corregge giustamente la detto stampa del Real Fabbrica buonasera a lui e buonasera a Francesco Maggi buonasera. un grande appuntamento veramente si, si va verso la prima assegnazione del trofeo regionale, massimo trofeo regionale Real Fabbrica un appuntamento importante per voi sì, un appuntamento importante, storico, è bello sicuramente venire a giocare queste Final Four, è stata una bella cavalcata eh, e adesso via, siamo qui, ce la giochiamo e vediamo quello che viene. Ecco, aver estromesso una probabile candidata al titolo, alla corsa proprio per la Final Four, vi ha naturalmente caricato sostanzialmente? Sì, diciamo che sono state... visto che abbiamo giocato in campionato in tempi popoli tutti, tre grandi battaglie col eh, Grande Impero, abbiamo fatto delle grandi partite, soprattutto al ritorno quando eravamo sotto, siamo riusciti a rientrare in partita, abbiamo preso gol a un minuto dalla fine però non ci siamo abbattuti e ci siamo conquistati una Final Four meritata Allora, naturalmente per doveri di cronaca ci sono gli scambi amichevoli, anche se poi ci saranno sopra gli spalti e naturalmente in campo, io vi lascio un attimo prese alle presentazioni, naturalmente abbiamo per Real Fabbrica Riccardo Viola e dall'altra parte Francesco Maggi, lo annuncio io, naturalmente gli scambi dovuti il far plate, eh, eccolo vediamo anche, lo vogliamo incorniciare con le nostre telecamere. Francesco Maggi, per voi neopromossa, non vi aspettavate di arrivare a questo traguardo? Mm, no, in teoria, in teoria no, nella pratica ci siamo arrivati. Eh, uno, uno dei due obiettivi che ci eravamo posti, quello di cercare di andare il più avanti possibile in coppa. Adesso ci troviamo nella final Four e naturalmente ce la giochiamo fino, fino all'ultimo. Ecco, ricordiamolo che tra l'altro lo United Pomezia eh, proprio con il grande impero ebbe, con, Conobbe la, la sconfitta però per eh, una differenza reti, un meglio differenza reti eh, e di punti soprattutto esatto. riuscì ad essere la, la squadra che poi proseguì. Sì, noi abbiamo avuto alti e bassi in, in coppa. Quello è il grande impero che poi hanno incontrato loro, è stato quello che ci aveva estromesso dal, dalla coppa, solo che essendo poi, essendoci poi il ripescaggio della miglior perdente, noi con riferenza punti, se non ricordo male, con l'Ecosì di Cisterna e siamo riusciti comunque a essere ripescati e poi abbiamo passato il turno successivo con, con il Città di Anzio. Ecco, giocare ogni tre giorni, a questo punto lo possiamo dire perché nell'ultimo mese voi praticamente in campo tra coppa, campionato, gli impegni sono stati piuttosto ardui. Sì, è stato difficile, però diciamo che poi le vittorie aiutano, noi abbiamo avuto un momento positivo, abbiamo pagato un po' in campionato, l'unica sconfitta che abbiamo fatto nelle ultime 10 partite dopo l'andata al Grande Impero, però sicuramente ha aiutato perché dopo la vittoria col Grande Impero abbiamo giocato il giovedì, sabato abbiamo giocato il Torraccio, abbiamo vinto, quindi siamo carichi, ci siamo allenati bene adesso come ho detto prima ce la giochiamo vediamo quello che verrà però allora, è un grande obiettivo benissimo, ultima battuta con la tetto stampa del Real Fabbrica ci sono differenze tra i due gironi almeno voi le avete notate? Eh, forse da quello che noto dalla classifica il nostro girone è un po' più equilibrato nel senso le squadre fino al sesto o settimo posto stanno tutte lì nel girone loro, loro, il Pomezia e l'Eco stanno più avanti però c'è l'Aurentino che alla Final Four a nord ovest che sta alla Final Four, quindi sono due gironi di grande livello quest'anno al C1, si sapeva, era a livello altissimo quindi un manto in più essere arrivati anche alle Final Four. Vi aspettate non solo da questo appuntamento qualcosa in più in campionato? Beh, campionato ci siamo ripresi quello che era l'obiettivo primario. Siamo adesso abbiamo agganciato il quarto posto e adesso vediamo, poi subito abbiamo subito una partita difficile col Palombara e L'obiettivo nostro era quello di provare a raggiungere i pilot e ci proveremo vada come vada comunque sia questa Final Four. Benissimo, grazie, ringraziamento, naturalmente ci vedremo sugli spalti, in campo, naturalmente è una grande collaborazione, re, re, ringraziamo proprio la società, proprio di Real Fabbrica, tra l'altro stiamo attendendo l'arrivo del Presidente, che lo, lo aspettiamo anche per cercare di catturare un po' le sue sensazioni, come sta vivendo questa vigilia, chiudiamo con Francesco Maggi, dopodiché ci troveremo di nuovo in campo, buon divertimento intanto, e con Francesco Maggi. Allora, l'appuntamento... Eh, sicuramente di grande rispetto, voi lo attendete tanto. Tra l'altro, sostenitori da, da Fabbrica di Roma sono, ce ne sono, ne sono giunti tanti. L'abbiamo visto anche con i vessilli sciarpe. E eh, il Pomezia non si è fatto attendere, ha risposto anche in questo. Noi abbiamo provato, nel senso che comunque Pomez è una cittadina, naturalmente saranno presenti i familiari, gli amici, comunque le persone che ci seguono tutto l'anno e che ci sostengono tutto l'anno, che faranno il tifo come fanno ad ogni partita in casa e spesso anche, anche fuori, quindi li attendiamo numerosi, arriveranno e saremo, saremo contenti se riusciremo a portare anche a loro un... Innanzitutto un passaggio del turno oggi, non me ne voglia andare <ride> al fabbrica e, e soprattutto se dovessimo riuscire a arrivare in finale portare il titolo a Pomezia del, della Coppa Italia regionale, della fase regionale Coppa Italia. Abbiamo visto tanti piccolini proprio veramente con questi colori, da una parte rosso-blu, da una parte il bianco-celeste, se non andiamo errati e Vessilli e fa veramente molto bello vedere tutto questo che si poi si va a preparare in un palcoscenico come il Pala È veramente veramente molto bello per questo movimento. Sì, noi noi a Pomezia stiamo cercando di, di creare un qualcosa del genere, cioè di avvicinare sempre più bambini al, al calcio a 5 e anche in collaborazione con, con il nostro mister che da anni Alessio è comunque responsabile dei settori giovanili a Pomezia diversi e lavora molto bene con, con i bambini, quindi stiamo cercando di fare questa, chiamiamola joint venture per cercare di, di avvicinare sempre più bambini di Pomezia al calcio a 5. Allora, come direbbero i cronessi molto più di me, la tensione si taglia veramente con il coltello, c'è stata una stretta amichevole di mani tra le due società e a noi non rimane altro che augurarvi un buon divertimento e soprattutto un grande sport e un grande futsal! Grazie a voi! Chicco Massimiliano Serpietri, all'anagrafe lo conosciamo ormai da diverso tempo, l'hai vissuta direttamente la Final Four, due anni fa quest'anno sei costretto a vederla dagli spatti. Buonasera Chicco Serpietri. Allora, buonasera a tutti, sì, eh, purtroppo, diciamo purtroppo eh, quest'anno la vedo eh, uscendo fuori ai quarti di finale proprio per mano del Pomezia, una partita diciamo abbastanza... Diciamo tra virgolette sfortunata dai, però alla fine giocata ad ottimi livelli sì, da tutte e due le squadre quindi non faccio che posso far complimenti al Pomezia e ti fare per loro ecco Alcola, lo vogliamo ricordare, da ormai due mesi, non è una, una notizia ormai che si sa da tutte le parti ha preso tranquillamente in mano le retini del città di Anzio, che cosa è cambiato dal tuo arrivo? Diciamo che sono arrivati qualche, qualche ragazzo nuovo che avevo già con me allenato in precedenza, abbiamo cambiato qualcosina e forse sicuramente un po' più, ecco, un po più di, di enfasi, un po' più di, di, di lavoro sul campo che hanno portato a qualche risultato. Ecco. Allora, sono due avversarie che si affrontano in coppa qui alla Final Four, ma sono due squadre che tra l'altro mirano nello stesso girone. Due squadre come la Laurentino, come la Nord Ovest, come il Real Fabrica, forse l'unica dell'altro dell girone. Che cosa ti aspetti? Se ci si potrebbe essere la giocata dei singoli o magari qualcosa in più? Guarda, io sinceramente del Real Fabrica non, non li conosco, conosco soltanto un giocatore che l'anno scorso o due anni fa ho incontrato con la da avversario che è Martinozzi che è molto bravo, credo che comunque sia un giocatore che può creare parecchi problemi alla... Se lo ricordiamo male come... dovrebbe essere colui che ha fatto molto le fortune del Carbognano. Carbognano, perfetto, quindi conosco lui, è un giocatore, è un ottimo giocatore, gli altri purtroppo non li conosco. Del Pomezia posso dire che per me è una squadra allenata benissimo, è una squadra con ottimi elementi, oltretutto tre elementi hanno fatto parte della squadra che diciamo, ho vinto io la Coppa, quindi parlo di Filippini, De Cicco e, e Armenia. E quindi, per me il Pomerzia veramente al di là del fatto che è allenata da Alessio, che per me come un fratello lavoriamo insieme, collaboriamo insieme durante la settimana su tanti, tante altre situazioni. E dico che per me il Pomerzia è, favor è favorita. Poi, come ho sempre detto, anche a lui non sempre la squadra più forte vince, vince la Coppa, di solito per vincere la Coppa servono tanti fattori. E quindi oggi, oggi credo che anche per quanto riguarda la squadra che sta giocando adesso, quindi Laurentino e Nordovest e soprattutto Messi in Real Fabbrica credo che è la squadra che avrà più voglia a passare al turno. Proviamo a, a farti emozionare. Quanto è bello se dovessi riavvolgere il nastro ed accarezzare, ricordare quei momenti in cui hai accarezzato la Coppa. Guarda, eh, quella, quella è stata, io ho sempre detto, è stata una favola perché noi venivamo dal, da un discorso di, che eravamo partiti in precedenza in C2, avevamo perso le Final Four anche in C2, comunque era una squadra totalmente ricostruita, una società che stava, stava nascendo da poco, e quindi veniva da una Serie D, e quindi aveva diciamo, di storia poco e niente, ci e affacciavamo per la prima volta in, in C1 e... Guarda, credo veramente è stata una delle favole più belle che ho vissuto fino adesso, anche comunque sia, considerando il fatto che alleno da poco. Però devo dire che veramente è stata veramente una favola. Ci siamo riusciti quindi a farti un sì, po' emozionare. Sì, sì, sì assolutamente sì, sì. Grazie a Massimiliano Chicchio Piedri. e attendiamo a questo punto l'arrivo del presidente sicuramente dello United Pomezzi, Andrea De Stefano, da un'emozione. All'altra lui sappiamo quanto è passionale e quanto è emozionato Li vive sempre un po' in maniera particolare Presidente, qui veramente si può fare la storia di questa, di questa società Nata tre anni fa, una serie D, giocata poi in maniera egregia L'anno scorso una grande vittoria del campionato E adesso c'è questo primo, come si dice, traguardo, ostacolo Il Primo traguardo, buonasera a tutti e sì, il, primo, il nostro primo obiettivo diciamo, erano queste finali e Un bel percorso, un bel cammino, ci siamo riusciti e Adesso insieme a queste altre tre squadre che secondo me hanno fatto anche loro Oltre che un buon cammino in Coppa, anche un egregio campionato Ci giochiamo questa Final Four Questo evento bello, un bel palazzetto e ce la giochiamo Bene, il presidente lo lasciamo perché capiamo quanto la sua emozione possa essere grande. Solo una piccola cosa, abbiamo visto tanti, tanti bambini, è bello vederli con queste sciarpe al collo, indipendentemente dal colore che, che indossano. È bellissimo quando le società che hanno il settore giovanile portano a vedere le prime squadre, tutti i bambini, in modo che si riempie il palazzetto. Poi dà sempre gioia vedere i bambini sui spalti, le famiglie, è veramente bello la parte bella di questo sport. Allora, Roberto Rossi si è fatto attendere <ride> motivi logistici, naturalmente presidente del Real Fabrica, un appuntamento importante questa Final Four. Importantissimo, noi questo evento eh, lo volevamo, l'abbiamo conquistato con una grande prestazione al Paladu Live, eh, lo, lo abbiamo messo come obiettivo all'inizio stagione perché eventi così sono bellissimi a giocare e, e poi sarà, certo siamo arrivati qui quindi cercheremo anche di, di provare a vincerlo perché poi arriverà le prime quattro insomma. Eh, è doveroso provarci e eh, sì. l abbiamo, l abbiamo più volte sottolineato nei precedenti eh, mh, interventi. Non siete arrivati da solo, da fabbrica si sono mossi in tanti. Sì, abbiamo un grande tifo eh, che ci segue sempre anche in casa e anche in trasferta. per esempio, già al Palazzo Live erano venuti 120 persone. Oggi ho perso il conto. Sono due pullman pieni più gente con la macchina da sole. Quindi saranno intorno ai 150-170 persone. Una cosa, un esodo veramente incredibile. È bello vivere queste appuntamenti un po' più dal vivo veramente guardarli proprio con occhi certo certo noi guardi eh, l'anno scorso siamo andati a vedere con, con la scuola calcio le finale eight di Coppa Italia è stata un'emozione grandissima e ora eh, a giocare insomma le final fore di, di Coppa Italia regionale de, de, di Serie C1 per noi è veramente un obiettivo incredibile e, e ce, lo diamo, ce lo godiamo alla grande poi quello che succederà succederà insomma. Presidente c'è tanta emozione c'è tanta tensione ma riusciamo a scoprire un po' tra le linee quella piccola parolina che ha chiesto nel ritiro alla squadra. Eh, guarda, io gli ho chiesto solo di, di essere uniti. Eh, quello che succederà in campo sarà il risultato dei sacrifici che hanno messo durante questi mesi. E di rimanere comunque uniti, che comunque vada, perché noi siamo un gruppo, siamo una famiglia, noi lo diciamo sempre a fabbrica. Siamo una grande famiglia, lo, lo dimostrano i tifosi. E quindi, eh, comunque, il risultato sarà, noi saremo sempre uniti e continueremo per la nostra strada. Comunque, voglio fare in bocca al lupo ai ragazzi, perché credo che oggi farà una grande partita. Poi il campo deciderà. sarà il giudizio. Supremo, no, sì, certo. benissimo. Grazie a Roberto Rossi, del presidente della Real Fabrica. A questo punto, noi chiudiamo il nostro primo intervento, attendiamo soltanto l'ingresso in campo e poi vedremo che cosa accadrà. Buon divertimento. Buonasera.